100 anni fa, all'armistizio della Grande Guerra, si fermarono i combattimenti, ma l'equilibrio era precario e conteneva le premesse di un altro conflitto. Tommaso Ricci. Quel giorno in quel vagone cessarono i combattimenti, ma iniziarono i risentimenti. A Compiègne, in Piccardia, la delegazione francese guidata dal maresciallo Foch e quella tedesca dal ministro Herzberg stopparono la tragica carneficina della guerra civile europea, quella inutile strage che avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre. Ma la capitolazione imposta alla Germania, che era militarmente in condizioni disperate, senza aver perso però una battaglia, alimentò nel popolo vinto il fatale mito della Dolchstoßlegende, della pugnalata alla schiena, inferta all'esercito invitto dai politici traditori. Un mito che si rivelerà esiziale per la fragile Repubblica di Weimar e propellente per la propaganda hitleriana. Premessa della umiliante pace di Versailles, l'armistizio di Compiègne fu sì la fine della Prima Guerra Mondiale, ma fu anche l'inizio di un periodo di instabilità e di rancori che avrebbero portato alla nascita del nazionalsocialismo e alla Seconda Guerra Mondiale. Non per caso, quando 22 anni dopo, nel 1940, sarà la Francia a capitolare davanti ai tedeschi, il Führer vorrà far firmare la resa in quello stesso vagone, a sedili invertiti. La durezza francese a Compiègne, a sua volta figlia dello spirito di revanche per la sconfitta subita a Sedan nel 1870, ci rammenta che l'arte della pace è molto più complessa dell'arte della guerra.